CES 2023, siamo allo showcase dei prodotti Asus, tante serie da vedere, restate con noi fino alla fine del video perché ci sono cose molto interessanti anche alla fine. Siamo qua con i prodotti della serie ProArt, abbiamo delle nuove workstation, delle nuove motherboard, due nuovi monitor, un IPS da 27 pollici, ma soprattutto un monitor 4K OLED decisamente interessante, 700 nit di luminanza, quindi capacità anche di gestire i contenuti HDR in modo ottimo, copertura del 99% del gamut DCI P3, possibilità di calibrare il monitor sia con Kalman sia con Light Illusion e naturalmente possibilità di avere la ricarica del laptop tramite USB-C fino a 90 watt. Le workstation non sono solo potenti per aiutare i content creator a gestire tutti i contenuti, ma sono anche molto belle dal punto di vista estetico. Abbiamo su una finitura molto particolare e sull'altra abbiamo due grandi LED che possono essere configurati in modo da farci vedere in tempo reale il livello di carico della CPU e della scheda grafica. La potenza è nulla senza efficienza, o meglio, se non c'è efficienza non si riesce neanche a esprimere una grande potenza. Qui Asus ha lavorato molto sul suo Asus ZenBook Pro 16X OLED sulla scheda madre, praticamente riducendo lo spazio tra il processore e la memoria si è riusciti appunto a diminuire il cammino della circuiteria e a ottenere una migliore efficienza dal punto di vista proprio energetico. Questo ci porta a prestazioni che dal modello dell'anno scorso a quello di quest'anno aumentano in modo deciso. In particolare nei processi di rendering, quelli in cui appunto abbiamo tanti accessi alla memoria, riusciamo a migliorare le prestazioni fino a 9 volte. Asus ZenBook 14X OLED, qua parliamo di una nuova finitura ceramica che è simile a quella dei coltelli da cucina ceramica, molto resistente, che dà anche appunto una grande resistenza al prodotto e al tatto, decisamente una cosa che abbiamo trovato innovativa e piacevole. Uno dei prodotti sicuramente più particolari qui al booth di Asus al CES 2023 è ProArt ZenBook 16 3D OLED. Parliamo infatti di un prodotto che permette di vedere immagini in 3D senza occhialini. Io in questo momento sto vedendo e anche posso interagire con un cuore in tre dimensioni. Come faccio? Praticamente ci sono due telecamere che tracciano i miei occhi e danno l'immagine giusta per l'occhio destro e per l'occhio sinistro in tempo reale. Poi abbiamo anche questa penna, un'implementazione che ci permette appunto di interagire con gli oggetti in 3D, perché si tratta di un prodotto che è indirizzato soprattutto appunto a chi crea contenuti in 3D, chi fa giochi, ma chi ad esempio anche fa modellazione 3D. Pensate appunto in questo caso, ad esempio può essere anche un training medico per imparare al meglio come è fatto un cuore, quali sono le arterie, quali sono le vene, le vedo proprio in 3D e posso girare il modello, oppure pensate anche alla progettazione ingegneristica di parti meccaniche e sicuramente devo dire che l'esperienza rispetto a tanti prodotti 3D che abbiamo visto in passato è molto naturale ed effettivamente ci pare un prodotto davvero davvero maturo. Qua invece siamo di fronte a un monitor dedicato agli sports con un refresh rate di ben 540 Hz. Qua di fianco abbiamo il 144 Hz che messo a confronto col 540 sembra lento. Dicevo prima al ragazzo che mi ha mostrato la tecnologia, sembra quando si metteva il 30 e il 60, poi il 60 e il 120, adesso il 144 di fianco al 540 sembra fare un effetto scia che è completamente assente nel 540 Hz. Il monitor ROG Sweet Pro PG248QP di Asus. ROG Azot Transcendence è sicuramente il prodotto più nerd che abbiamo trovato qui allo stand di Asus. È una tastiera bella pesante, bella solida, con anche uno schermo, ma è completamente personalizzabile. Finitura in metallo, ma appunto totalmente personalizzabile, non solo in teoria, proprio in pratica, perché all'interno della confezione trovo tutti gli strumenti per modificare i tasti, smontare del tutto, cambiare anche le molle, quindi cambiare anche la sensazione alla digitazione. All'interno abbiamo uno strato in silicone morbido e ce n'è un altro strato sopra che dà alla tastiera proprio
una digitazione molto particolare, dal vivo l'abbiamo provata, è decisamente interessante, e all'interno del kit troviamo anche il lubrificante apposito, che solo questo, se lo andate a comprare, vi costa un sacco di soldi. Wi-Fi 7, siamo di fronte al primo router quad band Wi-Fi 7, prodotto appunto Asus sotto il marchio ROG. Parliamo del Wi-Fi 7, lo standard non è ancora stato finalizzato, la roadmap prevede la finalizzazione dello standard entro il 2023, se ne parlerà quindi prodotti commerciali per il 2024, ma Asus dimostra di essere già pronta. Poi bisognerà vedere naturalmente quando lo standard entrerà definitivamente in vigore cosa sarà necessario fare per fare l'upgrade dei prodotti, però appunto Asus dice che se ve lo comprate oggi, quando arriva il Wi-Fi 7, lo potrete usare subito.